Ogni uomo è il capolavoro del creato. Allora, vuoi che questo creatore non difenderà questa sua creatura, questo suo progetto? Per questo Gesù ci assicura che ogni evento della vita, anche il più doloroso, anche il più difficile, può diventare un'opportunità di crescita e un'occasione di ricchezza, perché il suo Dio, e lo comprenderà Paolo nella lettera ai Romani, è quel Dio che tutto trasforma in bene. Se Gesù ha detto coraggio, io ho vinto il mondo, Paolo, che fa suo questo insegnamento, arriverà a dire: e in tutto questo noi siamo più che vincitori. Ma in tutto cosa? Elenca tutte le disgrazie che possono capitare, dalla malattia, alla morte, la spada, la persecuzione, e Paolo arriva a dire: in tutto questo noi siamo più che vincitori. Allora l'insegnamento che ci viene dalla scrittura, di fronte agli eventi della vita, quando ci sembra di essere sconfitti, non solo di non scoraggiarsi, ma di rialzare il capo, come dirà Gesù, perché la vostra liberazione è vicina. E si conclude la Sacra Scrittura con il libro dell'Apocalisse con un'immagine che è di grande speranza. E l'immagine, a dire il vero, è terrorifica, presenta un enorme drago rosso spaventoso alla vista che ha le fauci spalancate perché c'è una donna che sta per partorire il bambino. Cosa c'è di più fragile di una donna nel momento del parto e cosa c'è di più fragile, di delicato, di tenero, di un neonato? Il drago è il vincitore, ha aperto la bocca per mangiarla, e invece, scrive l'autore dell'Apocalisse, il drago viene sconfitto. Allora la garanzia che ci dà Gesù è che se noi ci mettiamo a fianco della verità, della luce, della vita, saremo sempre vincitori sulle forze di morte e avremo una certezza: non c'è, e lo insegna la scrittura nel libro del profeta Daniele, non c'è grande gigante, non c'è statua colossale che non abbia i piedi di argilla, e basta un niente e tutto crolla. Allora Gesù ci assicura che tutte queste potenze disumane una dopo l'altra crolleranno, perché il cammino dell'umanità è la vittoria dell'umano su tutto quello che è disumano.